Buonasera, Salento Informa è presente nella sala consigliare di Guagnano per presentare il romanzo autobiografico di Tonino Calcagni, Una vita vissuta con orgoglio e rispetto. Alla presentazione del libro Una vita vissuta con orgoglio abbiamo l'onore di avere qui con noi il patron di una rete locale importantissima, Paolo Pagliore. Le chiedo qual è stato l'abbinamento per un libro sicuramente denso di significato e l'invito insomma di una persona iconica per questa terra. Lei ha fatto tante cose importanti per il Salento, rappresenta appieno il nostro territorio, arte, cultura, è presidente di una Ollus, una laurea ad honor causa. Cosa può raccontarci? Beh, più che parlare di me oggi penso che sia giusto e doveroso parlare di Tonino Calcagni, un uomo che ho conosciuto questa sera, ma che avevo già conosciuto nel leggere questo libro. Un libro intenso di significato che lancia dei messaggi molto forti a tutti quelli che credono di essere oggetto di una sfortuna, di una sofferenza e che hanno la necessità di reagire, perché poi la vita è una sfida continua e va affrontata con grande ottimismo. Quello che oggi ho ritrovato nel libro di Tonino è questa forza e questo coraggio e questo orgoglio nell'identificare un traguardo e costruire un percorso per arrivarci. È un messaggio molto bello, un messaggio che vedo che è anche molto apprezzato da questa bella comunità di Guagnano e sono molto felice di essere qui con voi, di aver partecipato a questo incontro. Ecco, come diceva appunto nel dibattito, si è un po' ritrovato in alcuni passaggi che poi hanno caratterizzato quello che ha temprato un po' il suo carattere e fondamentalmente i suoi successi. Voleva aggiungere qualcosa ai telespettatori rispetto a questa storia che un po' la comune. Lei è molto gentile, sì. Anch'io mi sono fatto da solo e ho sempre creduto che con impegno, con dedizione, con onestà, con grande attenzione al sacrificio, al lavoro, e anche avendo un obiettivo davanti, nel mio caso era quello di creare questa infrastruttura immateriale al servizio del Salento, terra che amo, e poi mettere a disposizione della mia famiglia, dei miei collaboratori, dell'intera comunità, questo sforzo, pensando di poter dare un contributo piccolo e modesto alla crescita e allo sviluppo sociale, economico e culturale del nostro Salento. Grazie, grazie mille patron, grazie presidente, ci è riuscito molto bene. Grazie, grazie a voi gentilissimi, buon lavoro e un saluto ai vostri telespettatori. Grazie, grazie. Grazie. Abbiamo qui con noi il primo cittadino di un paese che rispecchia valori e tradizioni di questo paese. Il libro è Una vita vissuta con orgoglio e rispetto. Chiediamo che cosa ha colpito maggiormente in questa storia. Naturalmente io non ho letto il libro di Tonino, ma Tonino lo conosco da tempo o da tempi immemorabili. È una persona chiaramente che ha fatto dei sacrifici per arrivare dove era ed è una persona sicuramente degna di quel rispetto che lui esprime nel libro. Ripeto che non ho letto, ma dalle discussioni, anche dalle citazioni che sono state fatte, traspare questo suo impegno nella vita, questa sua anche segnato forse da una perdita precoce della madre, che è la figura centrale in un ragazzo, in un bambino, e quindi dalla presenza anche di questo padre, che forse è una figura abbastanza ingombrante, che ha segnato un pochettino la sua vita. Però nonostante tutto lui ha saputo affrontare con dignità, anche con orgoglio, come
ha precisato e ha fatto notare molte volte, per riuscire ad affermarsi e ad essere quella persona che è, naturalmente, che è una persona stimata, sicuramente degna anche del rispetto che lui tante volte ha declamato. E l'affetto che mi unisce a Tonino è anche l'affetto che mi unisce alla sua famiglia e anche a Carlo, che è stato un carissimo amico e che ho seguito anche le varie sofferenze, per cui anche queste forse hanno segnato il percorso di Tonino e della sua famiglia, e ripeto, è lui riuscito sempre con dignità ad affrontare queste cose. Tema centrale del libro, a parte l'orgoglio con cui ha potuto portare avanti diversi obiettivi, è l'amore, no? Ha chiuso il dibattito lo scrittore con un omaggio floreale alle donne presenti. Qualcosa da aggiungere? No, mi ha toccato questo fatto innanzitutto di questo amore che appare smisurato per la sua compagna di una vita, che è la moglie, e che io ho potuto constatare perché sono stato il loro medico curante da tanto tempo, da quando io sono venuto qui a Guagnano, giovanissimo, e loro sono stati, diciamo, i miei primi clienti forse, e ho visto sempre questo affetto, questa unione praticamente tenace, forte con la moglie, questo rapporto di complicità e di amore, naturalmente, e anche come hanno cresciuto i figli traspariva da tutto questo. E sicuramente anche la fase dell'innamoramento che lui ha descritto, anche se un po' emozionato perché si vedeva che molte volte non riusciva nemmeno a leggere, perché evidentemente trasudava questa emozione, e mi ha in qualche modo toccato, perché veramente penso che poi, al di là di tutto, l'amore sia la sostanza cementante nel rapporto a due, e quindi questo gesto che lui ha fatto verso le donne di regalare una rosa è veramente encomiabile. Qui con noi la signora dell'autore. Nel dibattito suo marito la cita spesso, enfatizzando questo amore e soprattutto il fatto che è stata un po' la sua musa e la sua forza. Voleva aggiungere qualcosa rispetto alla versione che ha dato suo marito? Vabbè, ci siamo incontrati dal primo giorno, è lo stesso che se oggi, insomma. Noi siamo sempre attaccati uno l'altro. Uno non fa una cosa senza l'altro. Siete double fast? Sì. Intercambiabili proprio. Complimenti, signora. Grazie. Abbiamo Carlo Calcagni, figlio dello scrittore. Il dibattito è stato un dibattito sicuramente ricco di tanti momenti di grande emozione. Sono emersi valori come l'orgoglio, il coraggio. È sicuramente toccante la crescita di un figlio, appunto tu, Carlo. Sì. Dove... Beh, è un rivivere vari passaggi della mia vita, delle basi della mia vita, che insieme a quelle che ho imparato attraverso gli insegnamenti della scuola e attraverso lo sport, le arti marziali, la disciplina delle arti marziali, mi hanno portato ad avere un bagaglio culturale e anche educativo che oggi mi permette di essere
anche un po' d'esempio per tante persone, e come spesso mi viene detto, me lo dimostrano, mi scrivono attraverso i social, e quindi questo sicuramente è un orgoglio che viene fuori e un carattere forte che attraverso le difficoltà proprio che la vita mi ha messo davanti sin da piccolo, perché poi le difficoltà di un genitore è ovvio che si riversano direttamente sui figli, sebbene un genitore, io adesso parlo da padre perché comunque ho due figli, vorrebbe il meglio sempre per i figli e sicuramente non vorrebbe assolutamente vedere alcun tipo di sofferenza nel volto dei propri figli e negli occhi dei propri figli, però le condizioni alle quali non ti puoi sottrarre, che la vita purtroppo ti mette sul tuo cammino, devi solo imparare ad affrontarle e, come io dico oggi, senza arrenderti mai, e con quell'orgoglio, con quella forza, con quel coraggio e soprattutto con tanta dignità, che proprio le grandi difficoltà e i grossi sacrifici che ho fatto sin da piccolo mi hanno portato sicuramente ad avere oggi. Ecco, questo traspare sicuramente nel racconto di tuo padre e in quella che è l'esperienza della tua vita. Vuoi lasciare un messaggio rispetto a quella che è la storia di tuo padre e la tua storia verso i giovani che magari si trovano ad affrontare così dei momenti di... La mia è stata sicuramente una vita estrema. Io veramente ho vissuto un'infanzia, un'adolescenza che sarebbe da raccontare in un altro libro, perché non mi posso assolutamente paragonare ai giovani d'oggi che indubbiamente vivono nel benessere totale e non conoscono tanti sacrifici. In un certo senso è un bene, ma può essere anche un male, perché questo li rende deboli proprio nelle difficoltà. Io questo vedo ed ecco perché sono così attivo nonostante le mie problematiche proprio verso gli altri, per dimostrare come bisogna affrontare le difficoltà e che non bisogna assolutamente fermarsi davanti a niente e crederci sempre, e se c'è la voglia e anche l'amore nel vivere e nell'affrontare qualsiasi tipo di situazione, che non sia solo quella affettiva, ma l'amicizia, lo sport, gli interessi, le passioni, dove c'è quella voglia che ti fa superare le difficoltà più incredibili, e l'amore si riesce sempre in tutto. Grazie Carlo, siete un grande esempio per una cittadina così piccola come Guagnano. Grazie. Io ne sono veramente orgoglioso e sono fiero di essere e guagnanese, lo sono sempre stato, anche quando sono stato fuori per lungo periodo, le mie basi, il legame, un cordone ombelicale vero e proprio che mi unisce a questo paese, e ripeto, sono fiero e orgoglioso quando porto il nome di Guagnano in giro per l'Italia e per il mondo. Grazie Carlo, grazie. Grazie a voi. Allora, la donna. Tra i tanti fiori presenti intorno a noi c'è la rosa, che con il suo profumo e il suo aspetto travolgente rimane da millenni la più bella. Tra noi esseri umani la donna si distingue da sempre per la sua bellezza e per il suo fascino. La donna che arricchisce l'uomo e lo completa con la sua convivenza, aggiungendo ogni giorno più valore alla sua vita. Certo è che l'amore che lei ci dona non è mai troppo, e nutrire quotidianamente questo grande sentimento farebbe ogni uomo. Tonino Calcagni, autore del romanzo autobiografico. Un dibattito denso di emozione,
di contenuti che sono impregnati nel valore come la famiglia, il rispetto, la dignità e soprattutto l'amore. Ha un po' raccontato quelli che sono stati i momenti difficili, tutti i vari passaggi. Volevo che raccontasse ai nostri telespettatori da dove nasce questo libro, nel lontano 1963. Ci racconti un po'. Allora, dal 1963 ho avuto la prima ispirazione proprio per il posto dove mi trovavo. Io là svolgevo il servizio militare in Marina e mi trovavo a Caprera, un'isola diciamo deserta, perché là non c'è traffico, non c'è niente. E poi era un'isola anche importante, che c'aveva, no, la tomba di Garibaldi, e quindi un ambiente diciamo un po' particolare che mi ha creato l'ispirazione di cominciare a dedicarmi a scrivere qualcosa. Difatti la prima poesia che ho scritto è stata proprio a Caprera, proprio su quel posto dove facevo il servizio militare. E quindi di là poi ho continuato sempre nei vari passaggi della vita, dove ho avuto sempre un po' di tempo, mi sono dedicato a scrivere e a mucchiare sempre questi documenti, non pensando mai di riuscire a portare a termine un romanzo. Credo che la sua emozione nasca proprio dal fatto di essere riuscito a portare a termine qualcosa di un po' anche inaspettato, no? Tra le varie cose che ci ha raccontato emerge questo amore per una donna che è stata un po' la sua musa. Ci racconti un po' di questo amore che contrasta un po' l'amore che le è mancato materno. Forse la vita comunque in qualche modo ha ripagato, no, questo vuoto. Ci racconti un po'. Certamente io ho incominciato a vivere dal momento che ho conosciuto mia moglie, perché prima avevo avuto delle conoscenze diciamo banali, no, con ragazze, perché quando l'ho conosciuta mi stavo congedando dalla Marina e avevo 23 anni. Quindi è stato un colpo di fulmine che l'occasione proprio di incontrarla in un treno è stata forse come un destino che si è presentato per conoscerla, perché siccome lei era di Casarano, io a Guagnano, non avrei mai potuto incontrarla se non in quella circostanza. E quindi questa qui ha aperto proprio dentro di me un'emozione diciamo sentimentale, che poi è continuata veramente ed è andata poi a buon fine. A proposito di appuntamenti col destino, ci racconti un po' come è ricaduta questa scelta su una persona di uno spessore così alto come Paolo Pagliara? Paolo Pagliara, praticamente abbiamo dei rapporti, si può dire, di politica, perché io l'ho conosciuto già 5-6 anni fa, e in un'occasione che abbiamo fatto una cena proprio per quanto riguarda il periodo della politica. E allora, siccome si fanno queste riunioni, queste cose, ho avuto modo di conoscerlo e poi l'ho visto altre volte per altre occasioni, sempre di carattere politico. E poi anche in qualche occasione l'ho conosciuto per quanto riguarda il servizio che lui fa a Cuore Amico, che si occupa una fondazione, sì, Onlus. Quindi in qualche occasione ci siamo incontrati e ci siamo sempre diciamo gratificati da ambo le parti. Io ho riconosciuto una persona particolare, ho cercato anche di custodirla diciamo nelle mie amicizie, anzi ho fatto di più proprio per cercare di tenerlo come amico. Beh, direi che si può ritenere soddisfatto, perché stasera è riuscito a dare la giusta enfasi al merito che lei ha, no, nell'aver scritto un romanzo, una storia così importante. Certamente io, no, ho scelto lui anche perché rappresenta anche una figura che ha fatto anche tanto nella vita e continua anche a fare, perché è una persona positiva, una persona ottimista, è una persona che cerca sempre di fare del suo meglio per gli altri anche, spesso e volentieri. Ecco, questo appunto è un filo conduttore nel tema del suo libro, no? Lei nel suo libro cerca di
far riemergere questo, diciamo, rapporto contrastante che ha avuto con suo padre e ha riversato questo amore nei confronti di suo figlio che, come ci ha raccontato appunto nella presentazione del libro, ha avuto anche lui delle difficoltà. Certamente. Si capisce che è riuscito comunque a trasmettere dei valori importanti. Ci parli un po' di questo? Sì, io la verità, proprio per il fatto di essere stato non protetto, diciamo, come tutti gli altri bambini nell'infanzia, nell'adolescenza, e sono dovuto crescere un po' con la mia capacità, diciamo, ho dovuto crearmi una difesa da solo, senza nessuna protezione. E allora, proprio per questa esperienza che io ho avuto, ho attraversato nella mia vita, ho cercato per mio figlio di dargli qualcosa di più, proprio perché io capivo cosa vuol dire un ragazzo, no? Quando arriva all'età dell'adolescenza, che ha bisogno di supporto dei genitori. E allora io mi sono dedicato più del normale, e quindi ho convinto anche mio figlio ad capire i motivi perché io, no, gli davo questo input per essere una persona, diciamo, rispettabile, educata. Ho cercato di fare del mio meglio per tenere un ragazzo di questi tempi, diciamo, al passo con quello che serve veramente per vivere nella società. Direi che ci sia riuscito, perché ha un figlio che ha una grande forza, dimostra questo grande coraggio nell'affrontare una difficoltà come l'incidente che è capitato appunto nello svolgere il servizio per lo Stato. Voleva aggiungere qualcosa per i nostri telespettatori? Tutti quanti, io il consiglio che do, perché già il romanzo che ho scritto è finalizzato allo scopo di far conoscere ai ragazzi, ai giovani che non hanno quell'ottimismo che io ho sempre avuto, di avere fiducia nel prossimo, però si devono impegnare anche loro, perché da sola non arriva nessuna cosa, ci vuole sempre comunque un po' di sacrificio e poi le cose arrivano da sole. Grazie, grazie ancora. Si è conclusa questa serata all'insegna della promuovere quella che è una caratteristica fondamentale della vita, la resilienza. Tonino Calcagni ha cercato questa sera di trasmetterci quelli che sono alcuni valori fondamentali per affrontare la vita: dignità, orgoglio e l'amore. Grazie.